Una pesante sconfitta da cancellare senza lo squalificato Mancuso. Altresì indisponibili Campagnaro, Brugman e Canutè. In compenso rientrano Balzano e Marras. Si torna all'Adriatico. Giovanni Cornacchia, autentico fortino biancazzurro. 29 punti, 9 successi, 2 pareggi, appena 2 KO. Di fronte il Cosenza, squadra organizzata, ispida e capace di esprimere un buonissimo calcio. E proprio a Pescara, lo scorso 16 giugno, i calabresi hanno conquistato la promozione in B attesa per 15 lunghissimi anni. Pillon. So cosa mi aspetta, una partita molto difficile, però siamo pronti, abbiamo lavorato bene in settimana, abbiamo recuperato le energie mentali e nervose dopo una brutta partita che abbiamo fatto a Cittadella, perciò abbiamo questo spirito di rivalsa, può fare il trequartista ma può fare anche l'attaccante esterno, dove praticamente il suo ruolo è quello, è come Maras che fa l'attaccante esterno, ma alle volte puoi metterlo trequartista, perciò ha questa utilità nei due ruoli. È un ragazzo molto interessante, che è di grande prospettiva secondo me. Quindi? No, perché questa. Quindi. Questa è bella, cioè la teoria ci è piaciuta tantissimo. Siamo in perfetta consonanza con lei, mister. Siamo perfetti, però, insomma. Però. Sottil o Antonucci? Ci sono dei ballottaggi, come è giusto che sia, che sceglierò, perché noi abbiamo Antonucci, Sottil, che possono giocare lì, De Sole, anche se De Sole ama più giocare a piedi invertito. Marras imprescindibile, ma a destra e non a sinistra, giusto per capire. Ho provato anche a sinistra in settimana, l'ho provato, però è chiaro che lui ama più partire a piedi invertito come De Sole, chiaramente quei tipi di giocatori che hanno quelle caratteristiche. Ma al di là del modulo, delle scelte, bisogna avere gli occhi che avevano quelli della Juve, c'erano degli occhi che ti mangiavano, quello bisogna avere, quell'atteggiamento aggressivo, quell'altro che quel 4-3-3, la caparbietà, quello spirito, quell'ardore che hai dentro di te, quell'agonismo che devi tirare fuori. Senta, mister, sarebbe un azzardo secondo lei far debuttare Bettella, secondo me no, con Gravion terzino sinistro? Può essere anche questa una cosa. L'ho visto 3-4 volte in allenamento, questo no. È un giudizio personale, per carità, io non sono un tecnico. Bettella però è un ottimo, mi sembra un ragazzo apposta, molto interessante, sì. Tre migliori sempre. Sì, allenamento, sì, per quelli sì, che sì, bisogna poi vedere anche l'impatto diverso, le cose alle volte bisogna anche stare attenti su certe scelte, su certe situazioni. Ne frulla in testa questa, insomma, eventualità. Sai quante cose mi frullano per la testa? Dal primo minuto per Rotta, terzino sinistro, e Antonucci saranno le novità sostanziali. Il primo non gioca titolare dal 2 dicembre, trasferta di Perugia, l'attaccante dalla sfida di Livorno dello scorso 27 gennaio. Prima convocazione per il bomber della primavera, 16 gol, Gennaro Borrelli, classe 2000. Il probabile 11, 4-3-3, Fiorillo, Trepali, Balzano, Gravion, Scognamiglio e Perrotta in difesa, Memusciai, Bruno e Crecco in mediana, davanti Marras e Antonucci a supporto di Monachello. Per contro calabresi privi del regista Palmiero, causa infortunio. Dubbio modulo 3-5-2 o 3-4-3. Nel primo caso Perina tra i pali, Capela, Dermaco e Legittimo, trio di centrali di difesa. Bittante e l'ex Tommaso Dorazio, abruzzese di Bucchianico, sulle fasce Sciaudone, Bruccini e Mungo nel cuore del reparto nevralgico. In attacco Tutino alle spalle dell'ex più atteso Pippo Riccardo Maniero. Se il tecnico toscano dovesse invece optare per il 3-4-3, a centrocampo Bruccini, Mungo, coppia di mediani, in attacco Baez, altro ex, con Maniero e Tutino. Col Brescia ha fatto un attacco leggero con Tutino riferimento centrale, che però svaria su tutto il fronte offensivo. Sì. Baez e Embalo. Sì, ha messo tre veloci davanti. Sì, sì. Beh, i risultati parlano per lui, ha vinto l'anno scorso un grande campionato a Cosenza, dopo una grande rimonta. Quest'anno sta facendo un ottimo lavoro, secondo me la squadra ha una sua fisionomia, gioca bene a calcio, perciò che si può dire? Che anche lui, nonostante l'età avanzata, che ci pensano che siamo vecchi, magari qualcosa di buono riusciamo ancora a fare.